Noi abbiamo costruito in tutte le realtà al voto più grandi, quelle che prevedono il doppio turno, coalizioni di volta in volta diverse, ovvero coalizioni che potessero essere ritenute e valutate come le più credibili per il progetto, gli uomini e le donne che avevano da offrire alla città, più credibili appunto dei cittadini. I fatti ci hanno dato ragione e noi ci presentiamo al secondo turno con ragionevoli speranze di vittoria, perché la distanza è a volte davvero clamorosa, come nel caso di Ortona, 30 punti quasi, ma è spesso cospicua, a partire dalla grande città dell'Aquila, la nostra città capoluogo, che è anche l'unico vero test nazionale per quanto riguarda questa tornata in Abruzzo. Il centrodestra in questo vi ha anche dato una mano? Ma io credo che la loro implosione, la frammentazione, la incapacità anche di selezionare la classe dirigente, chi si deve candidare soprattutto nella carica di sindaco, parlo per esempio del mancato utilizzo dello strumento delle primarie, hanno probabilmente favorito il centro-sinistra. Tuttavia il dinamismo del Partito Democratico, che ha costruito coalizioni con liste civiche, coalizioni che solo qualche mese fa venivano ritenute improbabili, parlo dell'UDC o di Futuro e Libertà in qualche altro caso, hanno nei fatti dato ragione a quella vivacità. Beh, Come vi preparate per il ballottaggio? è un'altra partita. Siamo contenti di questo primo turno, oltre a questi risultati ci sono buoni e ottimi risultati anche per i comuni che eleggevano già ieri, quindi al primo turno, il loro sindaco e le loro amministrazioni, il PD è andato bene anche in questo caso, però è un'altra partita e il vantaggio non deve farci cullare. Oggi, in questi 15 giorni, noi dobbiamo mettercela tutta per spiegare il nostro progetto e perché venga confermato quel giudizio e quella valutazione del primo turno.